Let's go! Benvenuti, ovetti, nell'ultimo episodio, non in quel senso, di Captain Todd Treasure Tracker. Cominciamo quindi l'episodio 3. La volta scorsa abbiamo salvato Capitan Todd e tua detta è stata rapita un'altra volta da Wingo. Quindi adesso scaleremo questa roba e andremo avanti. Ma prima, qui c'è un fungo dorato nascosto che non serve a niente, ma l'ho preso perché c'è. E adesso, stella! Livello completato! Alla ricerca di Toadette. In questo diario ci sono molte più pagine, quindi cominciamo con Inferno Rotante. Hai ragione, Capitan Todd. È tempo di avventura ed è tempo di dirvi che potete fermare questi cosi che ruotano. Cosa che non molte persone sanno, ma cosa buona e che ci servirà per fare cose. Allora, draghi magmatici, per favore, non datemi fastidio, ok? Devo prendere ogni cosa. Più che altro, devo prendere 77... 7... No! Non 7, ma 5. 75 monete, perché altrimenti non posso, appunto, finire la missione. Dov'è la bellissima prima gemma? Eccoti qua, perfetto. Giriamo bene tutto. Non cadiamo nella lava, mi raccomando. Lava? Ma neanche ti asciuga! Oh! Ok, chiedo scusa. Dovevo farlo, però. Oh, roba. Beh, andrò a prenderla adesso, perché voglio farlo. Drago di magma. Lava, non importa. Grazie mille della non sconfitta. Va bene. Ora passa pure, caro. Dobbiamo andare là, giusto? Sì, ok. Quindi fermiamo il tempo. Ok, abbiamo già finito la missione. Devo solamente non cadere nella lava. E soprattutto non... Fammi scendere, ok. Non beccare draghi di lava, che dovrebbero passare tra 2 secondi. Ok, perfetto. Ora posso andare a prendere la gemma. E adesso abbiamo già finito il primo livello. Ne faremo 6 oggi, quindi non preoccupatevi. Faremo robe, però non ne faremo di più, neanche domani. Para, con Capitan Todd piccolo. Ok, lo devo dire, perché è importante per me. Solo a me dà leggermente fastidio che Captain Todd piccolo, intanto cominciamo altalene verso l'altare di lava, un'altra volta. Todd piccolo somiglia davvero troppo a un super fungo. E la cosa mi rende così... irrequieto? Vabbè, intanto andiamo. Olè! Perfetto. Attenzione, la missione di questo livello consiste nel... non sconfiggere neanche uno spunzo. Si chiamano spunzo, non spike. Spike è il nome inglese. Allora, qua cosa abbiamo? Una gemma, ovviamente, grazie mille. E si sale. Potete evitarli. Tuttavia, state attenti perché se rimbalzate su... la lingua, che dolore! Se rimbalzate su questi cosi, è altamente possibile... Ok, perfetto. Che voi andiate direttamente sulla testa dello spunzo per appunto sconfiggerlo, quindi occhio. Fermati, non buttarmi niente addosso. Devo scendere, vero? Sì, perfetto. Perché qui c'è una bellissima gemma. Per niente nascosta poi, quindi. Allora, P-Switch. Grazie. Dove devo andare? Per di qua, giusto? Sì. Non ci vedo niente. Ok, perfetto. Possiamo ora salire, fermare lo spunzo. Prendiamo queste belle cose. C'è un fungo, vero? Sì, c'è un fungo qua. Ok, standard. Un attimo, pensavate davvero che io possa mancare questa gemma? È italiano? Potessi mancare... quello, insomma, quello. Allora, stai fermo. Stai continuamente fermo, per favore. Continua a restare fermo. Ok,
anche tu, Immobilus, fermo. E abbiamo fatto. Para 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 pa. Qua! E quel fuoco è blu perché è bollente. Nel senso, è più caldo del fuoco normale. No, non è vero. Per quanto riguarda il fuoco, la fiamma, più che altro, non dipendeva dal combustibile? Qualcuno può correggermi, ovviamente. Allora, livello 3. Oh, perfetto. Fluttuando tra blocchi e beep. Adoro questo tipo di livello e adoro cadere di sotto in questo tipo di livello. Allora, rapa, cambiamo e lancio. Come ho fatto a mancarla? Vabbè, l'ho presa adesso, sì, perfetto. Importante, in questo livello la missione è: non dovete essere mai colpiti, quindi devo stare attento a non essere colpito dall'unico pericolo di questo livello, ossia appunto il fuoco bros. Vai via, non ho bisogno di te. Importantissimo poi, le scale non spariscono. Perché? Non lo so, ma mio Dio, se è una cosa utile il fatto che non spariscano. Allora, andiamo qua, perfetto. Vai qua, vai qua. La fiamma non arriva, vero? E mi ha colpito, devo rifare il livello. Nessun problema, questo è l'unico punto dove poi vi possono colpire, manco a farlo apposta. Sali sulla scala! Ok, non dovrebbe più colpirci, rifarò il livello tra 2 secondi, non preoccupatevi. Però prima devo prendere le altre gemme. Qua abbiamo un fungo, se non sbaglio. Esatto, grazie mille. Cambiati. Ok. Ah, pip. Ok, saliamo per di qua. Restiamo sulla scala per evitare problemi. Si possono fermare i Martel Koopa con il cursore, quindi lo farò. Parlando di Martel Koopa, ok, addio Martel Koopa. Come ho fatto a mancarlo? So di poterlo colpire e so di doverlo colpire, ma da qua? Vai. Ok, perfetto. Ci serve quel Martel Koopa distrutto, insomma, perché altrimenti non posso andare qua. Vai. Ok, attenzione a cadere nel punto giusto. Ui, ok, ce l'ho fatta. Fammi prendere questa, l'ultima gemma, e rifacciamo il livello tra un attimo solo, perché ho sbagliato. Ok, intanto come va? Sono io ad aver... Oh mio Dio, mi sono appena accorto. Ok, ricordate l'altra volta? Che cos'era? Era il... il Todd pixeloso della villa stregata con i Boo, della serie Come ho fatto a spegnere la luce. L'ho spenta io con il pulsante Y. Rifacciamo il livello. Stavo per cadere un'altra volta di sotto, ma fortunatamente non è successo. E abbiamo finito il livello stavolta con la missione. Mamma mia, non è difficile, ok? Ma a quanto pare devo sbagliare e fare dei fail. Ho fatto bene però a fare un taglio. Quindi... livello 4, piccone in mano, grotta, arriviamo. Allora, 2 più 7 fa 3, quindi ho tutte quante le gemme, perfette. Perfette, perfetto, piccone in mano, let's go. Spero seriamente che vi piaccia il piccone, perché indovinate un po', questo livello è basato sul picconare roccia. Allora, dammi queste belle monetine e non andate qui, non ancora almeno. Qui c'è una talpa che se tornasse là sarebbe meglio, quindi torna lì, perfetto, che ci dà un piccone, quindi cominciamo a scavare. In fretta però andate anche per di qua, perché non voglio assolutamente perdere la prima gemma, che appunto è qua sotto. Ah, spero che vi piaccia davvero tanto la canzoncina del piccone, perché la sentiremo tanto. Visto quanta roba c'è da scavare là sotto? Quindi scaviamo. Allora, devo essere rapido, quindi mi sa che uno zoom è, non dico necessario, ma può servire. E si scava. Dammi il piccone. Let's go. Allora andiamo in fretta. Scendiamo in fretta. Non ho bisogno di troppa roba. Andiamo qua sotto. Rompiamo questo. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Va tutto bene. Ok. Qui dietro c'è un'altra talpa che fortunatamente mi ama. Quindi talpa, tu mi ami, vero? Quindi io ti prenderò. Ok. Là sotto c'è una gemma, mi raccomando. Prendiamo il piccone. Andiamo in fretta qua. Devo scendere. Attenzione, attenzione, attenzione. Qua dovrebbe esserci un altro piccone nascosto, esatto, che possiamo riprendere per prolungare la durata del della picconata. Ok, ce l'ho fatta. Andiamo qua dietro, mi raccomando, non manchiamo gli altri picconi. Eccola qua, perfetto. Vieni a me, piccone devastatore, dammi. Ok, perfetto. Scendiamo. Qua cosa abbiamo? Dei fangasmi. Oh sì, la gioia dei fangasmi e tante belle monetine.
Distruggiamo questo. Ok, non ce l'ho fatta. Nessun problema, non dobbiamo distruggere ogni singolo blocco. Non vi ho detto ancora qual è la missione di oggi. Fermi! Possiamo sconfiggere i fangasmi con la luce? Ah sì? Intanto andiamo qua. Un attimo solo. Ero sicuro si potessero sconfiggere solamente con... Ok, si possono fermare, non sconfiggere. Ok, la cosa ha molto più senso adesso. Dunque, parlando di fangasmi, eccone qua uno, perfetto. Eccone qua... Dai, dai, dove sei? Non spawna? Ero sicuro che spawnasse un fangasmo. Ok, nessun problema, meglio per me. Allora, dobbiamo adesso stare attenti perché non mi ricordo dove c'è un piccone qua, vero? Sì, ok. E corriamo! No, dannazione, aspetta, 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 aspetta. Forse sono salvo. Oh, grazie al cielo. Qui dietro c'è l'ultima gemma. Pensavo di averla mancata. In realtà non l'ho mancata. Non importa però, ci sono tante belle monete qua sotto. Vita extra ottenuta. Possiamo adesso uscire, mamma mia. Ok. Para 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 pa. Olè, livello completato. Non vi ho però detto ancora la missione di questo livello. Nessun blocco distrutto. Quindi ora vi farò vedere l'altro lato di questo livello, ossia come scendere senza picconare nessuno. Non che sia difficile, anzi che farò una specie di speedrun, perché lo posso fare. Non ho bisogno di prendere monete, l'importante è non prendere danno e non morire, ovviamente. Ignoriamo tutto. Vieni qui, ok. Allora, visto? Tutto questo livello si può fare anche senza piccone. È divertente come cosa che un livello basato sul piccone si possa fare anche senza piccone. Però è così, quindi andiamo. Fangasmo, addio. Addio, ok, perfetto. Non devo attivare questo fangasmo, quindi va bene. Corriamo. Ok, avevo ragione. Spawna per caso un fangasma qua? Fangasma, non fangasmo in effetti. Ok, allora vai. Non ti azzardare. Scendiamo ancora un po'. Gira bene la telecamera, per favore, Todd. E dovrei esserci riuscito perché posso cadere da qua. Esatto. E poi appunto prendere la stella. Visto? Easy peasy lemon. Para para parappa. Todd. Lemon Todd. Esiste un Todd giallo? Sì, per forza. Però non sa di limone. Stamp, ok. Prossimo livello quindi. Oh, forse no, perché ci sono soldi extra in arrivo. Diluvio di monete. Cosa prenderemo oggi? Todd Oberto. Si chiama Todd Aiutante. Perché? Piccone, perché siamo in tema. Oh boy! Si scende giù. Corriamo giù. Abbiamo una marea di monete. Come ho fatto a mancare tutto questo coso? Ho preso un bel po' di monete. 390. Alla faccia del diluvio di monete. Comunque siamo scesi noi. Non importa, non importa. Allora, nel livello... Fammi andare avanti, grazie. Nel livello 5, già, Todette è caduta dalla, dal becco di Wingo. Quindi, il santuario dei tronchi cavi. Ora siamo Toadette. Fa stranissimo però, vero? Dobbiamo salvarla, ma si sta salvando da sola, quindi buon per lei. Buon per lei davvero. Allora, stiamo attenti perché alcune cose non mi ricordo dove siano. So che c'è un fungo d'oro da prendere. Indovinate un po', è la missione. Però ogni cosa a suo tempo. Formiche, statevi ferme. Ah! Non posso fermare le formiche? Buono a sapersi, non lo sapevo. Pensavo di poterlo fare con tutti i nemici, con la maggior parte dei nemici almeno. Non importa, non importa. Attiviamo il P-switch e cadiamo di sotto, perché qua sotto, per essere più precisi, qui c'è la prima gemma. Ok, là c'è un altro P-switch che non ci serve subito. Però andiamo di qua, dai. Oh, una gemma. Chissà se devo andare a prenderla. Beh, sì, però non da qua. Allora, il giro giusto sarebbe non toccare le formiche. Grazie. Corri, Toadette, corri, Toadette. Ok, perfetto. E andare sopra la zattera, quindi... zattera, per favore, grazie. Allora, su! Perfetto. Che io possa... no, non posso ancora farlo, quindi via, piccioni. Andiamo qua. Scendiamo qua sotto, perfetto. Adesso posso fare quello che volevo.
principalmente prendere la gemma e poi andare a prendere l'ultima gemma e poi finire le cose. Ci manca una gemma, davvero? Dov'è? Dov'era l'ultima gemma? L'ho vista pure. Ah, è dentro altro. Wow. Ok, va bene, devo fare il giro due volte. Qual è il problema? Qual è il problema? Prima però, stiamo attenti. Dove sono? Ok, sono nel punto giusto, perfetto. Sollevami. Qui però, non qui, ho sbagliato lato, scusate. Zattera, portami su. Zattera, portami su. Ok, in fretta girati, perfetto. Girati ancora. Attenzione qui, perché sul tronco c'è il fungo d'oro, che ci serve appunto per la missione. Ah, nice. Allora, permesso? Ok, la seconda gemma si può prendere anche adesso, vero? Cioè, nessun problema se la prendo ora al posto di dopo. Quindi, devo andare qua, devo prendere la gemma, esatto, e cadere nel punto giusto, che sarebbe questo, vero? Con questo dovrei aver fatto, sì? Ok. Pom. Ok, dunque, sì, tanti livelli, ma faremo solamente questo, sulle orme dei coccinelli. Questo livello è particolare e divertente, perché? Perché dovete letteralmente seguire i coccinelli. Perché però? Beh, datemi un secondo intanto, Gemma. Allora, se prendete la strada sbagliata, come per esempio questo blocco qui, cadrete di sotto. Però questo è un blocco giusto da prendere perché appunto nasconde una gemma. Dovete vedere dove camminano i coccinelli e memorizzare il loro cammino, insomma, per poter appunto andare avanti verso la stella. Allora, parlando di ciò, posso, se non sbaglio, prendere queste monete, esatto, ignorare completamente il poster di Wingo, anche se l'ho distrutto in effetti, e ritornare su. Vediamo se ricordo già il percorso dei coccinelli. Devo fare così, 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 perfetto. Adesso sono davanti a me, quindi posso fare quello che mi pare. Questo è un tranello, mi raccomando, non fatevi ingannare. E non vi possono toccare se tenete appunto il bordo del livello. Qua sotto c'è la stella, vero? Sì, ok. Ma, cosa molto più importante, qui c'è la gemma. La terza gemma, e nessuno mi colpirà, vero? Bravissimi stordini, ok, perfetto. Coccinelli e stordini, una coppiata vincente in pratica. Dov'è il... Ok, il passaggio. Dovrei esserci riuscito, perché da qua... si può cadere di sotto, attenzione. Da qua abbiamo già visto il passaggio, basta seguire i coccinelli. Come abbiamo fatto prima, riprendere la stella. E poi, la missione di questo livello... Non prendere neanche... Vabbè, ora lo vedrete, quindi... stella, dove sei? Eccoti qua. Taratarataratta. Stella ottenuta! Già, nessuna lastra rotta. Abbiamo già visto più volte quali sono le lastre che si rompono, o meglio, abbiamo visto una lastra che si rompe, ma... Beh, fidatevi di me, insomma. Seguiamo un'altra volta i coccinelli, che si possono fermare, in effetti, quindi... Posso, in effetti, anticiparli perché so... Sono stupido. Ok, molto meglio così, vero? Seguiteli e fine livello. Devo ovviamente sembrare più stupido del normale ogni volta che faccio un livello e dico che sono bravo, ma non importa, ce l'ho fatta, sto a posto, stella ottenuta, anche se trasparente. E con questo abbiamo finito questo per niente. Devo prendere i Toad pixelati, quindi riavvolgiamo tutto e prendiamo il primo Toad pixelato, poi il secondo, poi il terzo, eccetera, eccetera. Fortunatamente il primo è estremamente facile da prendere, quindi no tagli, ma dal secondo in poi sì, perché già sapete il motivo, non voglio stare 100 anni negli schermi di caricamento. Quindi, dov'è? Dovrebbe essere qui. Esatto. Ok, tanto perché posso, guardate. E spam. Per questo la missione è non sconfiggere nessuno spunzo. Però, importante, il Toad pixelato di questo livello, sia il livello 2, si trova qua sotto, vero? Esatto, sempre sopra la lava. Trovato. Abbiamo due possibilità. Perché devo ovviamente sconfiggere il Fuoco Bros. Ok, perché sotto di lui c'è il Toad pixelato. E no, non si può prendere a distanza se non sconfiggete il Fuoco Bros.
Scava, 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 sempre più scava, 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 sempre più. Qua sotto, dove c'è la prima gemma, possiamo per favore smettere di picconare, perché già sento il Todd pixelato, ok? È qua sotto. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa. Nel livello 5, vicino al P-switch dove c'è la zattera, sotto la zattera, c'è appunto il Todd pixelato. C'era tipo un vecchissimo cartone animato che si chiamava Coccinella, o qualcosa del genere, che era tristissimo e lo vedevo sempre da piccolo. Allora, andando qua sotto, o forse l'altro... sì, ok, c'è appunto il Todd pixelato. E con questo abbiamo finito i primi 6 livelli dell'episodio 3. Quindi, nella prossima parte di Captain Todd e Toadette, perché guardate appunto le vite extra là sopra in alto a sinistra, andremo avanti nel livello 7. Condorotti in gabbia. See you next time.